Oggi vediamo le tre regole assolutamente da rispettare, soprattutto quando si è neofiti nel trading. Trading, quindi to trade, letteralmente significa scambiare. Quindi è quello che comunemente utilizziamo noi nelle nostre piattaforme per comprare e vendere azioni, obbligazioni, ma anche commodities, utilities. Poi vediamo nel dettaglio tutte queste cose, che cosa sono. Partirei da qualche consiglio che darei a chi si sta affacciando per la prima volta in questo mondo. Spesso si fa con capitali limitati, giustamente. Spesso si fa, diciamo, per sentito dire. Quindi quello che si sente in giro viene preso come oro, qualsiasi cosa, bisogna fare un po' d'attenzione. Numero uno, metti lo stop loss. Ti prego, metti lo stop loss. Dopo vediamo nel dettaglio cos'è, ma tu sappi che devi metterlo. Numero due, se operi con un capitale piccolo, quindi stiamo parlando di un capitale che può andare dai 10 euro ai 5.000, ok? Non focalizzarti sul valore assoluto, focalizzati sul valore in percentuale, perché io purtroppo l'ho fatto, senza purtroppo, però l'ho fatto. Mi ricordo che la primissima volta che ho iniziato con un account insieme a mio amico con i soldi reali, avevo messo 100 euro, e abbiamo detto, vabbè, 100 euro, vediamo come va. E non ci siamo mai ovviamente tolti delle soddisfazioni, perché anche facendo delle trade che non sapevamo che fossero della Madonna, magari vedevamo il risultato di 9 euro, 10 euro, diciamo, beh sì, ma per fare 10 euro, per fare 9 euro, che cosa ce ne facciamo? E in realtà era il 9%, quindi è tanto. Quindi ragiona sempre in termini percentuali. L'obiettivo è il tuo, te lo dai te, però che sia un obiettivo raggiungibile e che allo stesso tempo nel lungo periodo ti dia soddisfazione. Con le percentuali infatti puoi avere un'idea più chiara, in realtà più limpida di come sta andando il tuo fondo o comunque il tuo account. Mi raccomando, focalizzati sempre sul lungo periodo perché non si diventa ricchi subito. Non, se hai iniziato a fare trading con quest'idea, non lo fare. Regola numero 3. Occhio al rapporto rischio-rendimento. Che cos'è il rapporto rischio-rendimento? È quel rapporto che ti indica quanto sei disposto a perdere e quanto potenzialmente può guadagnare. Questo perché? Perché se uno ha un rapporto 1 a 1, deve essere fondamentalmente un fenomeno nel trading, perché non azzeccherai tutte le posizioni, non tutte le posizioni saranno in positivo, te lo assicuro. Non esiste un investitore o un trader professionista che abbia tutte il 100% delle posizioni in positivo. Quindi il rapporto deve essere sempre minimo 2 a 1, in realtà io preferisco addirittura il 3 a 1, 4 a 1 o superiori.